Un buongiorno a tutti carissimi amici di HP Bikers. Oggi siamo qui io e una giacca per parlare della giacca, ovviamente di Elevate. Pippolini e benvenuti nel chi cerca trova a basso prezzo. Bene, questa giacca mi è stata inviata da Elevate ed è una giacca ovviamente in pelle, come si può ben vedere. Vi passo le solite due o tre immaginine con i dati tecnici brevemente e poi vi parlo della mia esperienza di utilizzo e di ciò che ho potuto constatare di questa giacca. Il modello della giacca è lo Straight Jacket. I materiali di costruzione sono ad alta resistenza all'abrasione ed è realizzata in vacchetta pieno fiore, spessore di 1 mm, in alta qualità per un comfort, una calzata e una durata eccellenti. Ha una tasca interna per portafogli e documenti, la fodera della giacca è trapuntata in politessuto removibile, le protezioni interne sono staccabili, certificate CE, e offrono un'eccezionale protezione dagli impatti sia per le spalle che per i gomiti. Alla regolazione in vita a velcro. Benissimo, ora siamo di fronte a questa giacca sport touring, cafe racer, fa un po' tutto questa giacca di Elevate, perché non è proprio la giacca sportiva proprio strong, è la giacca che va bene da mettere tutti i giorni e va bene anche per farsi i lunghi giri, i passi, le sparate, va bene un po' per tutto, insomma. È una di quelle giacche multiuso che tutti cercano e dicono la pelle dura di più, la vorrei in pelle, però poi ripiego sulla giacca in tessuto per via del prezzo. Allora, io ho dato un'occhiata su vari siti internet, adesso non fate caso alle macchiettine che ci sono in giro perché è zozza, devo ancora pulirla, però è come nuova. Comunque ho dato un'occhiata appunto sui vari siti e questa giacca si aggira attorno ai 250 euro. Con 250 euro sapete benissimo che è molto difficile trovare una giacca in pelle ben fatta, oltretutto. Comunque, la prima volta che io ho messo su questa giacca ho detto: oh sì, adesso devo stare lì, aspettare che si adatti alla forma delle mie braccia, delle mie spalle, eccetera eccetera. No, è una 42, la mettete su, è perfetta di maniche e io ho una forma del corpo un po' particolare perché ho le braccia corte e di solito quindi le giacche mi rimangono un po' lunghe, e invece no, questa è perfetta, nel senso che si adatta. Questa pelle forse è lievemente elastica, però comunque è veramente molto comoda perché appena piegate il gomito è come avere quasi su una giacca in tessuto, non è assolutamente come quando prendete una tuta e dovete starci dentro 2 giorni per abituare la pelle alla forma del vostro corpo. Assolutamente, questa è una giacca proprio pronta all'uso. Poi mi sono piaciuti tantissimo gli inserti Elevate cuciti, veramente ben fatti sia davanti che dietro. Questa giacca presenta le protezioni sia sulle spalle che sui gomiti in perfetta posizione e dà quindi ovviamente tutta la sicurezza del caso. Oltretutto io l'ho sempre messa con il paraschiena posteriore, quello a bretelle, cioè quindi non quello da infilare nella tasca ma quello da mettersi su, e anche con quella conformazione è sempre stata perfetta, non ha mai tirato troppo, è sempre stata molto adattiva al mio corpo e questo lo trovo veramente fantastico. La chiusura, tra l'altro, con i bottoncini. Uno può dire, eh sì, e se poi mi stringe il collo, magari c'ho il collo un po' più grande, no. Allora, questa pelle qui, la tirate, come vedete, è lievemente elastica. Quindi, che voi abbiate un collo grande, che voi l'abbiate un po' più piccolo, comunque riuscirete sempre ad allacciarla senza problemi. L'ho allacciata anche con sui guanti, quindi... E oltretutto non si stacca, è un bel bottone. Ci sono anche di quei bottoni, perché lo dico per esperienza personale, che si staccano così, tac. Invece questo è un bel bottone. Come dicevo prima nella descrizione, poi si può stringere qui sotto con i velcri. Anche questi belli resistenti, come potete vedere, con una mano non si staccano. La giacca, oltretutto, essendo in pelle, spesso e volentieri si dice è pesante la pelle.
C'è da dire che è più leggera di altre giacche che io ho preso in mano. Non è leggera come una giacca in tessuto, chiariamo bene, però sicuramente in estate è anche utilizzabile, anche perché, come dicevo sempre antecedentemente, l'interno è staccabile. Vedete, qui c'è la cerniera, voi togliete la vostra fodera interna e vi rimane una giacca più sottile, più leggera, più estiva. È una giacca quindi di, direi, tre stagioni. Non le farei fare l'inverno semplicemente perché qui al nord, dove sono adesso, fa freddo freddo. Però, per esempio, già a Roma, secondo me, si riesce ad usare anche in inverno. Le chiusure ci sono anche col bottone sui polsini, ma c'è anche la cerniera. Un'altra cosa importantissima che mi sono dimenticata di dirvi: tutte quelle cerniere che avete visto, quindi quelle delle tasche, quella principale, quelle delle maniche, non si inceppano mai e sono veramente fatte bene, molto molto resistenti, e questo non è assolutamente scontato. E io personalmente utilizzo questa giacca con i guanti lunghi di Elevate, la versione più sottile, sotto alle maniche della giacca, quindi immaginate l'elasticità, perché potete utilizzarlo sia sopra, perché ho provato degli altri guanti, ci passano sopra perfettamente, oppure potete usare dei guanti più sottili e ci passano sotto senza problemi. In conclusione, questa è una giacca che io desideravo tanto, la giacca in pelle, e ho sempre detto: no, spendere 400 euro per una giacca in pelle poi non mi va, prendo quella in tessuto, mi faccio andare bene quella in tessuto, che poi dopo 2 anni te tocca cambiarla, 2, 3, quello che è. E invece Elevate ha esaudito il mio desiderio di avere la giacca in pelle e mi ha dato anche un'ottima giacca in pelle, a mio parere, per l'utilizzo per la quale è stata creata, quindi un po' sport touring anche questa. Io la consiglierei proprio vivamente al 100%, specialmente per i prezzi ai quali si trova. C'è il modello da donna, che è questo, il modello anche da uomo, diversi modelli da uomo in realtà, anche di colori differenti, c'è in pelle marrone, in pelle nera, con degli inserti colorati, insomma ce ne sono vari modelli, e quindi potete scegliere quella che fa più al caso vostro. Come potete vedere, io sono stata qui per tutta la durata del video a tenere sulla giacca e le mie braccia non sono ancora stanche. All'interno qui possiamo vedere appunto il portadocumenti, portatelefono, quello che è. Quando fa caldo con questa fa caldo, ma come con tutte le giacche, a meno che non siano quelle ipertraforate che praticamente sono inesistenti, ma questa è una cosa normalissima. Qualsiasi giacca vi darà quell'impressione lì, anche se non è in pelle ma in tessuto. E quindi, che dirvi? Io vi lascio il sito di Elevate qui in sovraimpressione, perché secondo me questa è la miglior giacca in pelle con la quale cominciare il vostro percorso nelle giacche in pelle, nelle tute, eccetera eccetera, e poi magari ne rimarrete anche più sorpresi rispetto ad altre giacche di altri brand più blasonati, perché sinceramente io non sento proprio il bisogno di fare un altro step verso qualcosa di diverso, anzi probabilmente quando questa sarà usurata tra anni e anni tornerò a comprarne un'altra di Elevate. Detto questo, io ringrazio sentitissimamente Elevate per questo bellissimo regalo, perché per me più che un accessorio, una giacca da recensire, è stato un bellissimo regalo. Io vi saluto, vi invito a lasciarmi un commentino qui sotto se la giacca vi piace e se volete saperne di più, se avete bisogno di altre informazioni che magari nel video non ho detto, perché andare troppo nello specifico poi so che vi annoio. Comunque lasciate un commentino qui sotto per qualsiasi cosa, anche se volete sapere dove potete trovare queste giacche, i guanti, le scarpe, tutto commentate e io vi rispondo sempre. Ringrazio ancora Elevate e spero che arrivi un po' di bel tempo il prima possibile, così vado a farmi tanti giri in moto con la mia giacchina in pelle bellissima. Meu meu spipolini, e ci vediamo al prossimo video. Ah, seguiteci su Instagram e su Telegram, perché lì potrete vedere tantissime foto di questa, tantissime foto della moto, mie non tanto, tantissime foto dell'altro ragazzo che ci abbiamo sul canale, la new entry CB2, col CB, ovviamente. Adoro Elevate. Cody, what is my guys? Know that they flat, know that they ride or die.